Che, guarda un po'. Richiesti dal PM nei confronti dell'ex segretario socialista. Altri 5 anni a Bettino Craxi. Pochi? L'ergastolo gli dovrebbero dare. Anzi, la fucilazione alla schiena. Hai preso la tangente? E io a mamette non ti ci faccio arrivare. Perché io ti elimino. Dico bene, Riche? E te credo. Così se imparassero. Messaggero. Perché lei li fucilerebbe? A chi? A sti 4 ladroni che ci hanno sempre succhiato il sangue. Lei a Craxi non gli sparerebbe. Io devo sparare a Craxi. Lo vede, lei esita. Lei è complice. Magari magnava pure lei. Ma che magnavo? Che io pio 700.000 lire di pensione al mese. Falso invalido? Ma quale falso invalido? Dammi il giornale, sennò qua finisce male. Ti è piate questo? Ma questo è usare. E che dai, una macchina? O devi leggere o ce devi andare a Fregene? Pare che a me quello non mi piace, eh? Ad essere un ex socialista. Veramente un ex barbiere? Ah sì, è uguale. Come si dice, ci hanno sempre fatta in barba a noi altri. Dica lei! È ora di mercato, eh? Vado via subito! Ma che me fa la multa? Mi sono fermata un attimo per imbucare una lettera! Articolo 158 codice della strada, è vietato il parcheggio in doppia fila. Ma quale parcheggio? Che sono arrivata adesso! Se dal parcheggio deriva intralcio al traffico, l'auto può essere rimossa mediante prelievo con autogru. Sì, ma chiamiamo pure l'autogru, sta scherzando! Venga! E questo che è? La multa per intralcio al traffico! Ma che sta dai numeri? Se lei non mi si muove di qui tra 2 minuti, io questa macchina gliela faccio agganciare! Ma fate agganciare! Come ha detto, scusi, non ho capito. Articolo 341 codice penale, oltraggio a pubblico ufficiale. Da 6 mesi a 4 anni di reclusione, che vuol fare, eh? Se ne va subito o viene con me al commissariato? Ma va. Ecco, brava. Bene, bene. Guida pericolosa. Si propone il ritiro della patente per mesi 6. Non si fermava all'alto. Ve li imparamo noi l'educazione, ve li imparamo!